Ciao a tutti e benvenuti su Zaltor Gaming. Oggi siamo nuovamente nel gioco Stellaris della Paradox, compagnia dei Gioni, con il legittimo impero gioniano. Nella puntata scorsa abbiamo terminato la colonizzazione della nostra prima colonia extramondo, diciamo, il pianeta Kavla. Infatti, sta iniziando a crescere con il suo primo distretto cittadino, oltre ad aver rivendicato una serie di stelle attorno al nostro sistema nativo di Sleeping Mantei. Ci stiamo spingendo verso questo sistema sconosciuto con una delle nostre navi scientifiche, la Helfinz, mentre d'altra parte stiamo esplorando i sistemi con la Zelles. I sistemi sono stati oggetto di una terribile estinzione di massa e i nostri scienziati hanno chiesto di studiarli per poter evitare che lo stesso fatto possa avvenire anche a Tohan, il nostro pianeta capitale. Abbiamo tolto la pausa, stiamo procedendo. Intanto la nostra nave da costruzione sta completando la costruzione di un'altra stazione mineraria su Yesoate, poi trasferirà a Ea Dominar per costruire un avamposto anche in questo sistema. Tra l'altro, mentre eravamo diciamo in pausa tra una registrazione e l'altra, ho voluto anche cambiare i nomi di alcuni dei sistemi qui attorno perché erano veramente impronunciabili. Quindi adesso abbiamo Zeus, Ovadium, Marimia che è rimasto uguale, Roth e Iesoate che è rimasto uguale anche lui. Abbiamo finito di esplorare sia Kiram che Alcinel, nave adesso è entrata nel sistema Svinra. Mentre qui su Toan abbiamo i cittadini disoccupati. Allora, siccome ci stiamo espandendo molto velocemente e la nostra estensione imperiale sta raggiungendo il limite, direi che è giunto il momento di costruire dei nuovi uffici burocratici cui gestire il nostro impero per evitare poi delle penalità sia alla ricerca che alla produzione. Parlando di ricerca, andiamo a vedere, mancano 13 mesi alle scoperte di protocolli esplorativi automatizzati, aumenta la velocità di ispezione dei sistemi stellari. Di massa, il pianeta bruciato intanto. 4 mesi alla pianificazione di difese di terra, perché essendo una specie militarista, i gioni comunque pensano a difendere il loro territorio, in modo che nessun altro possa, diciamo così, rivendicare ciò che è legittimamente dei gioni, e 17 mesi per le raffinerie 0G, la costruzione di raffinerie di nebulose, visto che in questa zona ci sono appunto le nebulose. Allora, pianeta bruciato, uno dei pianeti in orbita attorno a questa stella mostra le ferite ancora aperte di una qualche calamità del passato. La sua superficie è un mare torbido di minerali semiliquidi in ebollizione dell'atmosfera surriscaldata. I nostri astronomi sostengono che un tempo possa aver ospitato la vita. Si è sviluppato un progetto speciale. Bene, vediamo il pianeta bruciato. Progetto di ricerca. Poi ispezioniamo il sito. Nel frattempo, Ea Dominar è entrato a far parte del legittimo impero gioniano. Siccome qui ci sono veramente tante risorse, il governatore intanto è stato aperto. Ecco, questa è la grafica tema continuamente all'interno di una nebulosa, come potete vedere. In pausa. Allora, direi che possiamo fare una bella stazione di ricerca qui intorno alla stella e anche attorno a questo gigante gassoso. Poi ci lanceremo
la conquista di questi minerali. A system has been charted. Preso. Project done. Not so special now, was it? Cambiato il comando, vabbè. Niente, allora questa nave ha deciso che era meglio prendere, partire dai minerali e quindi facciamo un altro giro rispetto a quello iniziale. Ecco fatto. Bene. Inizio di massa fuso. Sfortunato fatto, il pianeta può essere attribuito direttamente ai capricci cosmici. Disordine gravitazionale di qualche tipo, dopo aver osservato sospettosamente il Sole nel sistema, i nostri scienziati hanno teorizzato una transitoria anomalia spazio-temporale come probabile colpevole, ha spinto il pianeta dalla sua orbita naturale ad una molto più vicina al Sole. Sebbene il pianeta si stia lentamente muovendo per tornare alla sua orbita originale, allora sta cuocendo a causa del calore residuo della stella. Speriamo che una cosa del genere non succeda anche a Toan. Aperto. Allora, quindi sulle biodiversità serve, perché cibo ne abbiamo, di ostacolo non mi interessa troppo. Nuovo sito archeologico, dove? Sinast proprio. Struttura sul gigante. Stazione spaziale abbandonata. L'atmosfera di un gigante gassoso. Intanto gli uffici amministrativi stanno per essere completati. Allora, anomalia. Adesso siamo imbattuti in un debole segnale alieno durante l'ispezione 10. 2. Sembra essere un piccolo oggetto orbitale. Il segnale non contiene alcun messaggio, potrebbe trattarsi di una segnalazione di soccorso. Ma proviamo a studiarla. Tanto che dal limite 50 precedente siamo passati a 70, quindi adesso possiamo rivendicare molti altri sistemi. A proposito di rivendicare, io costruirei anche una seconda nave costruzione per espanderci anche in questa direzione. E poi l'ho modificato. Noi abbiamo guadagnato la ricerca sociologica, bene. La ricerca più 5, sì, anche perché sembra che sia tutte. Allora, siccome abbiamo tante belle leghe, adesso però potenziamo la nostra flotta. Direi anche di cambiarle nome. Loro saranno potestà dei giorni. Flotta, che tanto portiamo 10 navi, siamo subito in produzione. Perché dobbiamo iniziare a prepararci al peggio. Intanto è arrivata la nostra nave da costruzione. Dove la mandiamo? Qua. Potrà iniziare comunque a chiudere la porta ad eventuali alieni che dovessero presentarci sui nostri confini. In zona di massa, pianeta nocivo. Presumibilmente la flora e la fauna di questo pianeta sono soffocate
causa delle proprie emissioni velenose, verosimilmente aiutate dal rilascio di gas reattivi all'interno della crosta planetaria. Altro progetto. Poi diremo immediatamente. Intanto abbiamo trovato anche dei gas esotici a Sinast. Raffineria 0G. Questo punto direi che l'acceleratore a bobina, che è il secondo livello degli acceleratori di massa, ci vuole. Iniezione di massa tossico. Le crepe nella crosta del pianeta, ritenute inizialmente il risultato di una significativa attività tettonica, in effetti segni duraturi di radici incredibilmente grandi che scavarono la Terra, però. A un certo punto, una bizzarra mutazione, verosimilmente indotta deliberatamente da esseri sapienti, sebbene sia improbabile che possano averne predetto il risultato, ha causato una crescita fuori controllo della vita vegetale. Molte di queste piante si riproducevano attraverso l'impollinazione, con innumerevoli gameti trasportati dalle correnti attraverso l'atmosfera inferiore. Mentre inizialmente questo processo fu solo causa di leggera irritazione, l'incremento esponenziale delle particelle trasportate nell'atmosfera ha soffocato tutti gli animali in una manciata di mesi. Anche un processo molto veloce, devo dire. Al momento abbiamo questa anomalia. Volevo aggiungere comunque i prossimi ordini di ispezione per avvicinarci all'ultimo obiettivo, che è il pianeta desolato. Tanto vedo che le nostre navi, anzi, vengono parate. Dare un'occhiata, ecco qua, delle corvette torna alla stazione. Allora, al momento qui la stazione di Sleepy Mountain contiene sia un cantiere navale che un hub commerciale. Una volta che avrò rivendicato il sistema CRAR, vedrò a costruire un secondo hub commerciale in modo da riuscire a rivendicare anche questi valori commerciali presenti in zona. E naturalmente questo significherà che dovrò costruire poi un secondo porto commerciale, scusate, un secondo cantiere navale da qualche altra parte. Allora, la base stellare su Garitius è stata costruita. Grande forza da piccoli esseri. Dopo aver sondato i paesaggi ghiacciati di Kabish, pensiamo di esserci imbattuti in qualcosa di grandioso. L'ufficiale scientifico Adrapius parla di una forma di vita batterica diversa da qualsiasi altra. Si lega con altri individui per formare grandi coperte che risultano resistenti ma leggere e agiscono anche come celle solari. Assorbono l'energia con una perdita di efficienza sorprendentemente bassa. Molto probabilmente l'evoluzione ha favorito coloro che potevano assorbire più calore nel clima rigido. I nostri ricercatori potrebbero sicuramente trovare un'applicazione per queste informazioni. Allora, vediamo se si può migliorare la produzione energetica oppure un utilizzo militare. Come crediti non siamo messi male, anzi, al momento più 56 sembrano sufficienti, che punteremo alle ricerche militari. Ho studiato anche Sinast. Andiamo a vedere quale delle tradizioni possiamo scegliere. Allora, forza travolgente aumenta la cadenza di fuoco navale e il danno da bombardamento. Corpi di logistica navale. Cala il costo di mantenimento delle navi e aumenta la capacità navale, mentre masti e carpentieri diminuiscono il costo di costruzione delle navi e aumentano la velocità della costruzione. Belle scelte. In previsione io prendo forza travolgente, però sinceramente mi piacevano molto anche questi due. Togliamo di nuovo la pausa. Ecco,
Ok, grande forza da piccoli esseri. I nostri ricercatori militari hanno fatto progressi con i campioni che abbiamo inviato su Dakabij 5A. Hanno ricostruito le celle solari biologiche e documentato come siano in grado di mantenere l'energia termica al loro interno senza subire danni. Ciò ha contribuito a sviluppare una nuova tecnologia difensiva per le nostre flotte. Ottimo! Sezione di ricerca ottenuta di deflettori migliorati. Con anche un più 30%. Indovinate un po' che cosa andremo a studiare dopo. Ok, vediamo la pausa. Allora, questa nave da costruzione, tra l'altro, sta continuando a produrre. Vedo che si è aperta una strada per raggiungere poi questo sistema. Però no, non è lui, ce n'è un altro in mezzo. La prospettiva gioca strani scherzi a volte. Allora, qui abbiamo disoccupato su Kabla, non va assolutamente bene. Vediamo perché sono 60 giorni. Appena vediamo si può produrre qualcosa interessante. Allora, come beni commerciali siamo a più 4, basta. Niente, allora un distretto industriale. Allora, torno prossima. Asteroide praticamente composto da dei cristalli rari, naturalmente per poterli sfruttare. Dovremo prima studiare la relativa tecnologia. Allora, qui ho finito di costruire. Siamo a posto. Niente. Vedi qui un avamposto prima a Kiram e poi a Sinast. E continuiamo con l'espansione. Zagaritus è stato rivendicato, quindi abbiamo le nostre basi. Vediamo anche questa anomalia. Piccola capsula carta è stata lasciata a deriva. Va bene. Quindi sulla biodiversità. Allora, a questo punto io direi che possiamo guardare quali siano gli ostacoli presenti qui. Praticamente tutti. Già sono giunte alcune notizie riguardo intercettazioni di navi aliene. Ai? Intrigante la cosa. Attenzione, attenzione. All'interno del sistema di Kiram è stato un primo contatto alieno. Allora, alieni alfa. Allora, intanto vediamo qui che alghe tossiche può studiare. Vediamo. Capsula cargo. Che succede qui? È stata abbandonata da qualcuno nell'atmosfera superiore di Prostrae molto tempo fa. In qualche modo, passati in osservata dagli altri esploratori, la sua orbita suggeriva che sarebbe stata inghiottita dal gigante gassoso tra qualche anno. È stata una pila di gioielli alieni creati con metalli preziosi. O delle leghe o dei crediti della ricerca sociologica oppure un artefatto. Direi che ci prenderemo le leghe. Poi andiamo un po' a vedere qui che cosa
Una navicella. Quindi, signori, sa che stiamo veramente per trovare il nostro primo impero alieno. Allora, assegniamo un ambasciatore. Andrupe. Oh, Iseus. Siamo Andrupe, dai. E Andrupe, inizia. Comunque, meno male che stavo andando a rivendicare proprio questo sistema, perché vorrei che portino via, passassero via. Bene, sì, probabilmente sarà in questa zona il nostro primo avversario. Di ricerca più 5. Allora, beh, come già anticipato. Ok, qui sono le strutture impressionanti, i deflettori migliorati. Bene, ce l'abbiamo fatta. Hiram è nostro. Divertimenti abbandonato. Io su Pro non sono così antico come credevano all'inizio. Siamo a trattarci un campo da gioco, un parco divertimenti di qualche tipo. Sono creazioni estremamente complesse a cui possiamo imparare molto, che agli occhi dei costruttori questo potrebbe essere stata una matrice di sensori all'avanguardia, anche un'installazione artistica gigante. Comunque, nei giorni sembra più un luogo in cui portare i giovani, lasciare che si divertano. Allora, cosa può fare? Vedere che possiamo tornare indietro, andare a studiare queste stelle che avevamo dovuto tralasciare in precedenza. Questa nave vento per costruire questo avamposto, poi bisogneremo anche rivendicare la Carbar. Intanto è successo qualcosa, primo contatto. Allora, recente visita di un mascello sconosciuto nel sistema di Kiran ha catturato l'attenzione dell'autocrate. E continuiamo praticamente a studiare, prendendo tutte le precauzioni del caso e andiamo avanti con la nostra esplorazione. Abbiamo intanto bloccato anche gli acceleratori. Aia, ecco. E qui dovremo fuggire, c'è anche un secondo contatto. Allora, miniere di cristallo potrebbero tornare utili perché comunque dei cristalli abbiamo trovati. Anche le corazze. Prendiamo le corazze, visto che penso avremo i deflettori. Intanto la nostra nave è dispersa e sta cercando di tornare alla base, riapparirà il 16 agosto e il 16. Di fra un anno praticamente. E assegniamo l'altro ambasciatore per studiare anche questi alieni. E che abbiamo rivendicato anche il sistema di Inast.
Bene, è stata una puntata densa di avvenimenti. Abbiamo andati avanti con l'esplorazione dei sistemi devastati dalle catastrofi ecologiche, diciamo. Abbiamo incontrato dei nuovi alieni, alcuni di cui non conosciamo ancora le intenzioni e che sicuramente rappresenteranno un nuovo impero alieno. Altri invece sono alieni, sono così, ostili, qui non abbiamo alcuna conoscenza e li stiamo studiando. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre su Zaltor Gaming. Ciao ciao!